Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo duetto con Apple Zane. Oggi andremo a scoprire come ricalibrare la batteria dei nostri iPhone, ma andiamo a scoprire insieme. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di scrivere qui sotto nei commenti il vostro modello di iPhone e la vostra percentuale residua di batteria dopo aver fatto questa ricalibrazione. Non lo dimenticate, sono curioso, vediamo quanto avete usurato la batteria. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono sempre Mirko Zane, come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram a Mirko-Zane, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance e andiamo a parlare del video di oggi ragazzi. Quanto è importante tenere in ottimo stato la batteria del nostro iPhone? Forse ragazzi tantissimo, anche perché la batteria di iPhone è una delle maggiori pecche che siamo abituati chiaramente a vedere negli anni purtroppo, e questa cosa ci sta accompagnando anche negli anni futuri. Ma quanto è importante soprattutto ricalibrare la vostra batteria? Oggi infatti ragazzi andremo a vedere come ricalibrare la vostra batteria. Per ricalibrare si intende il mostrare la reale, vera percentuale di usura batteria. Voi andate sulle impostazioni, batteria, stato batteria, e solitamente siete abituati a vedere lì la percentuale residua. Ma c'è un modo per poter ricalibrare la batteria e mostrare la giusta reale percentuale su tutti i modelli disponibili di iPhone che supportano iOS 15. Ovviamente ragazzi, però, senza le altre nostre due guide questa ricalibrazione non servirà assolutamente a niente. Vi ricordo infatti che qui sotto in descrizione e nel primo commento qui sotto trovate sia il video su come aumentare la durata batteria dei vostri iPhone, quindi disabilitando qualche impostazione, ma soprattutto la seconda guida che parla di come eseguire i giusti cicli di ricarica per chiaramente non usurare la durata batteria nel tempo in maniera anomala. Chiaramente se parla della versione 2021, ma troverete ovviamente la versione 2021 completamente funzionante, anche perché non cambia assolutamente nulla con la versione 2022. Ti ricordo di scaricare iApp Zane, ovvero la migliore app per scoprire tutte le ultime news sul mondo Apple. Ma ti ricordo anche di scaricare iAssistenza, l'app che ti permette di risolvere tutti i tuoi problemi con iPhone ed iPad. Ed infine ti ricordo di scaricare iSfondi, l'app che ti permette di trovare tutti gli ultimi e fantastici sfondi del momento per il tuo iPhone. Sono tutte gratis, scaricale qui sotto in descrizione oppure su App Store. Ma quindi andiamo a vedere istantaneamente come si fa. Andiamo intanto a scaricare su App Store l'applicazione Supporto Apple. Questa applicazione serve per richiedere supporto ad Apple, ma non solo, perché da diverso tempo Apple dà anche la possibilità all'interno di quest'app di eseguire noi stessi diverse operazioni, come ad esempio il ricalibrare la durata batteria. Accediamo infatti all'interno dell'applicazione, utilizziamo il nostro Apple ID per configurare l'applicazione e nell'elenco dispositivi selezioniamo il nostro attuale iPhone. Una volta fatto, nella schermata inerente alle riparazioni o alle cose da fare, premete sulla voce Altro e qui, all'interno della lista Altro, andate a selezionare durata della batteria. Tenete presente ragazzi che l'apparizione di tutta questa schermata Altro potrebbe metterci per la prima volta qualche minuto e qualche secondo in più, anche perché dipende dal vostro dispositivo. Più è nuovo il vostro dispositivo e più la vostra rete dati è veloce, quindi la vostra rete Wi-Fi, meno tempo impiegherete per caricare tutte le voci di Altro. Ma una volta entrati all'interno della schermata della durata batteria, non ci resta che fare un'unica operazione, ovvero prestazioni della batteria, controlla ora. Premiamo su controlla ora e istantaneamente, o comunque dopo qualche secondo, il nostro iPhone e l'app supporto Apple ci daranno la capacità massima dello stato batteria. Ma non solo ragazzi, ci mostra la reale percentuale. Infatti potrebbe capitare che rispetto alle impostazioni batteria, stato batteria, questa percentuale che appare sia poi alla fine diversa rispetto a quella che abbiamo nelle impostazioni, perché questa è la reale batteria residua.
Chiaramente ragazzi vi ricordo che per poter cambiare una batteria lo stato della batteria deve essere al di sotto dell'80%. Di solito Apple cambia la batteria anche al di sotto dell'85%, però diciamo che di norma all'incirca intorno all'80% Apple fa richiedere una sostituzione. Ovviamente non è gratuita perché è un'usura e si parla di un'usura creata da voi, quindi non è compresa nella garanzia chiaramente, che copre solamente i difetti di fabbricazione, mentre l'usura, ragazzi, è un problema, come si suol dire, nostro, e dobbiamo cambiare la batteria a pagamento. Vi ricordo inoltre ed infine che se la batteria è al di sotto dell'85%, questa segnalazione, questa ricalibrazione ci permette di visionare anche le prestazioni in calo, ovvero ci segnala che il nostro dispositivo ha un calo di prestazioni veramente netto e questo fa sì che vada più lento se non cambiamo la batteria. Ma comunque ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti quant'è la vostra percentuale di batteria residua. Sono veramente molto curioso. Fatemi sapere nei commenti il vostro modello e la vostra percentuale residua. Vediamo chi vince. Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e... ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.